Allora, Ciao ragazzi, Carolina. Anto, Sì. Au, vi chiedo un secondo, cioè un secondo, 5 minuti, perché Carolina è stata gentilissima che gli hanno spostato il programma ed è venuta lo stesso oggi in puntata. Chat, salutiamo Carolina, salutiamo tutti Carolina, Formula 1. Allora, Carolina, facciamo questa piccola parentesi perché io ci tengo molto alla Formula 1, Manfredi no, però è anche mio il programma, quindi sono cazzi miei. E poi Anche io ci stoppiamo. tengo. Io vado a prendere un caffè. Beh, guarda, vai dove vuoi che sei un maleducato. Carolina, allora, la Formula 1. Dopo riprendiamo col mercato. Ok, digli a Carolina dopo che una gag ancora pensa che sono veramente così una merda. Vabbè. Allora, questo fine settimana andiamo a Silverstone. Sì, ti spiego il Ce l'ho. format. Sì. Ok, veloce e indolore come facciamo sempre. Allora, a parte che adesso stavo guardando le prove libere 1 perché stanno già correndo. Nella gara di Silverstone vediamo per la prima volta la sprint race o sprint qualifying, che non è nient'altro che una voglia da parte della FIA, della Formula 1, di creare spettacolo, quindi ha un format completamente diverso rispetto ai weekend classici di Formula 1. Questo cosa vuol dire? Che partiamo oggi con un'ora di prove libere che ci sono adesso. Di solito i team hanno 3 ore di prove libere, quindi in questa ora devono provare tutto quello che possono provare, perché poi la macchina entra in parco chiuso, cosa vuol dire che non puoi più toccarla. Quindi il setup che tu scegli, chi si è visto, si è visto. Oggi pomeriggio avremo le qualifiche solite, Q1, Q2, Q3, che vanno a dettare la starting grid, la griglia di partenza della sprint race che vedremo sabato. Ci spostiamo a sabato. Sabato mattina avremo un'ora, una sorta di warm up, quello che troviamo in MotoGP, che però in Formula 1 non lo troviamo già da un po' di tempo. E al pomeriggio sera abbiamo invece la sprint qualifying, che non è nient'altro che una gara di 100 km. Sono 17 giri a Silverstone. Prendono punti soltanto i primi tre. Il primo prende 3 punti, il secondo prende 2 punti, il terzo prende 1 punto. E l'arrivo di questa gara va a decretare la griglia di partenza della gara ufficiale di domenica con le solite cose, quindi pit stop obbligatorio, devi cambiare 2 mescole, soliti punti fine primi 10. Altra Quindi cosa questa importante è della... la... Ma No, perché io non ho capito bene. Allora, ci sono le ti prove sei libere. perso? No, no, ma perché è una formula nuova, totale, questa qua. Sì, la vedremo qui, la vedremo a Monza e poi forse in teoria in Brasile, ma non è ancora confermato il Ma è un Brasile nel esperimento per il calendario. futuro? È un esperimento per il futuro, fanno quest'anno 3 prove, se funziona, se piace, se c'è il picco d'ascolti come vogliono loro, la tengono nel 2022 e aumentano delle date, altrimenti la tolgono. Scusami Carolina, tu adesso l'hai spiegato come lo spiegheresti a una persona intelligente, lo puoi farmi una versione per un bambino di 5 anni? Allora, ci sono, diciamo, Confermo. le prove libere classiche, Sì, con, ok, no? un'ora. Un'ora. Dopodiché, il giorno dopo fanno una 100 km. No, oggi pomeriggio, dopo le prove libere, cioè Sì. stasera alle 19 in teoria, ci sono le qualifiche. Ok, Solite, solite, classiche. normali, classiche. Benissimo. Non c'è la pole position, se vogliamo aggiungere una difficoltà in più. Non c'è la pole position viene data al primo della gara di domani. Vabbè, questi sono dettagli. E quindi le qualifiche Domani, che cosa stabiliscono? la griglia di partenza della gara di domani. Che però in realtà domani è sabato e quindi è una griglia, cioè è come se fosse una tappa intermedia. Sì, per la gara di domenica, che è domenica, è sempre uguale. Quindi E domani fondamentalmente è quanti? un giorno in più in cui c'è una pre-gara. No, allora i giorni sono sempre quelli, perché di solito al sabato ci sono le qualifiche e oggi ci sono 2 prove libere, 2 turni di prove libere, e a sabato mattina c'è un terzo turno di prove libere. Così hanno tolto i 2 turni di prove libere, ne fanno soltanto uno e hanno messo una gara domani, che di solito ci sono le qualifiche. E le Quindi qualifiche sono praticamente state spostate a oggi pomeriggio. la gara serve per prendere pochi punti e poi determinare quindi tramite una corsa la griglia di partenza per il Gran Premio vero. Sì, vero, esatto. Ok. Beh, Carolina, se non fossi venuta, almeno io parlo per me, non avrei mai capito veramente. Dopo ci guardiamo le storie, raga, non vi preoccupate, non avrei mai capito. Grazie innanzitutto. No, è Io ho un una po' domanda per complicato. Carolina. Vai. Vai. Anzi, due. La prima è se sei fidanzata. Ma che Sì. domanda è? Ma No, che domanda? Se la rispondiamo alla cazzo domanda che vuoi? mi viene No, mi fatta. interessava sapere, metti che il fidanzato è appassionato di calcio e lei cioè facendo il conto dei giorni, se il fidanzato si guarda durante la settimana Champions League e poi arriva il weekend e lei si deve guardare, cioè quando riescono a, voglio dire, a incontrarsi? Durante la settimana.
Beh, va bene. Eh sì, comunque il Moroso è un tifoso del calcio, quindi sì, sì. L'incastro c'era, giusto, giusto. E Caroline, come la vedi la Ferrari invece? Domanda di riserva? Sì, lasciamo bene. No, la Ferrari... Sono più bravo io a fare domande. La Ferrari qui a carta dovrebbe un po' soffrire, perché è un tracciato dove devi essere molto veloce. La Ferrari in questo momento non è la macchina ovviamente più veloce, non è neanche la più veloce in teoria rispetto alla sua main competitor che è McLaren. Dovrebbe essere delle prestazioni forse in teoria simili al Paul Ricard, mi auguro di no, perché le Ferrari non hanno preso punti. E il fatto che ci sia questa gara di mezzo non aiuta sicuramente i team e non aiuta quei piloti che hanno cambiato team quest'anno, perché dopo un'ora di prove libere tu devi fare le qualifiche e di solito invece hanno 3 ore prima, quindi sarà un po' complicato. Posso fare una domanda? Certo. Sì. Ho la percezione che gli sport in questo momento siano in grandissima difficoltà. Il calcio cerca una rivoluzione, l'ha fatto attraverso la Super League, la Formula 1 sperimenta a questo punto altre soluzioni, anche altri sport stanno guardando intorno per rinnovarsi. E lo sport che è in crisi perché ha sbagliato alcuni messaggi negli anni, la Formula 1 negli ultimi 7 anni ha perso tantissimo appeal, no? Non solo televisivo, ma proprio come cassa di risonanza, i social non hanno sostenuto probabilmente troppo spesso la Formula 1, a differenza del calcio, che comunque ha continuato a vivere di riflesso. C'è l'idea che i giovani non siano più interessati allo sport in quanto gara, ma soltanto in quanto spettacolo, cioè non c'è più la gara di competenze, capacità, ma c'è il pilota che è affascinante perché dice cavolato, perché è spettacolare, quello che rischia va oltre le righe, c'è il calciatore come Cristiano Ronaldo, c'è Messi, ma non c'è il tifo. C'è anche la Ferrari, la stessa Ferrari, il tifo per la Ferrari è scomparso negli ultimi anni, è vero che la Ferrari non ha aiutato anche in tal senso, però c'è questa frammentazione generale che vede i giovani sempre più scollati dalla competizione, affascinati probabilmente soltanto a queste novità, quindi si introducono novità anno dopo anno. Abbiamo capito. No, è una domanda interessante. Ora, io non so come funzioni nel calcio, perché guardo con piacere la nazionale negli europei, nei mondiali, però il calcio durante la Serie A poco. Però per quanto riguarda la Formula 1, in realtà il discorso è un po' diverso, nel senso che c'è la vecchia generazione, tipo se pensa a mio padre, che ha 60 anni, che guarda questa Formula 1 e dice cavolo, era più bella la Formula 1 di una volta, per le battaglie, per le macchine che erano diverse, eccetera. Poi c'è la mia generazione, i ventenni, quindicenni, sedicenni, che invece sono molto attaccati a questa Formula 1, perché ora in griglia di partenza sono tutti ragazzi che hanno la mia età, sono tutti ragazzi molto giovani, che usano i social, che vanno su Twitch, stanno ore su Twitch a streamare, quindi tu hai un contatto anche molto più diretto col pilota rispetto forse a metà, diciamo, anni 2000. Sicuramente è uno sport che, tra virgolette, è in crisi, perché già dall'anno prossimo, vabbè, te lo dico Andrea, non so se hai visto un po' sui social, però le macchine cambieranno completamente, quindi questo fa capire che si va verso una direzione del, non dico pareggiamo le prestazioni in pista, ma sicuramente c'è la voglia di rimodellare un po' le carte, perché in Italia studiamo da anni con una Ferrari che non vince con Kimi Raikkonen dal 2007, però in realtà in Inghilterra sono molto felice perché in tutti questi anni ha vinto Lewis Hamilton. Sappiamo che se la Ferrari non è al top, è inevitabile dirlo, un po' di calo di ascolti c'è in tutto il mondo, perché Ferrari è storia, perché Ferrari fa il marchio anche Formula 1. Quindi una crisi c'è e un punto di rottura, diciamo, tra virgolette, quasi c'è stato, però da quest'anno secondo me molto molto meglio, perché c'è una grande bagarre là davanti con Max Verstappen e Lewis Hamilton, quindi noi giovani in realtà la seguiamo forse molto di più degli uomini di 40-50. Carolina, che so che devi andare. Io la seguo. Posso? No, anch'io. Sì. Carolina, un pronostico come ci fai sempre? Dai. Allora no, dai, ti faccio il pronostico magari a caso, cioè a caso della gara di domenica. Io qua in Italia piove ovunque, anche in Inghilterra verrà. No, in Inghilterra no, non piove, infatti, ma è una gioia. Guarda, ti dico, non sarà fattibile, ma io mi aspetto Lewis Hamilton davanti con Max e Perez. Posso una domanda finale? Vai.
Allora, io sono un appassionato e seguo volentieri e mi ritrovo con quello che diceva Carolina sul fatto che comunque questa Formula 1 secondo me ha perso perché ha perso la Ferrari. Negli ultimi anni la Ferrari non è stato più il veicolo trascinante che era prima. Più colpa della dirigenza o più colpa dell'aspetto sportivo, cioè dell'angolo di quelli che hanno fatto magari i tecnici, gli ingegneri, o più colpa di quelli che stanno al vertice che hanno scelto le persone sbagliate? Allora, è una domanda che su me non lo sanno neanche loro probabilmente, però ti dico, a ragione di logica, il prodotto della macchina, le prestazioni nella macchina sono soltanto il prodotto finito di un'azienda. Quindi se il prodotto non ha funzionato vuol dire che alcuni comparti non è che non hanno dato il meglio, però ok, hanno lavorato in zone nelle quali non dovevano lavorare, sono stati messi delle figure in posti non azzeccatissimi al 100%, quindi alla fine della fiera il problema e la responsabilità in secondo generale. Me è sempre colpa del datore di lavoro, quindi del capo là in alto, che si deve prendere la responsabilità di scegliere le figure giuste. Sono d'accordo e di con te. Farle sviluppare al meglio. Prossimo anno che possibilità ci deve andare, Carolina, deve andare che c'ha la live e me l'aveva già detto. Dopo no, però facciamo un bel Ferrari round. Mi dicevi? Sì, beh certo, chi altro. Guarda, allora, dato che cambia tutto, cambiano le gomme, cambiano le cioè cambia completamente tutto, Ferrari se non sono stupidi, non lo sono, dovrebbero andare bene, devono azzeccare il progetto, perché chi indovina il progetto parte con un gap importante rispetto a tutti gli altri. Se sono sul pezzo potrebbe essere una Ferrari da titolo, se non lo sono male ancora una volta. Grazie. Oh, grazie a te Carolina. Ciao, grazie, ciao, ciao ragazzi, ciao. Buona continuazione. Ciao. Grazie, Carolina. Ciao.